Henry Cavill, all'anagrafe Henry William Dalgliesh Cavill, è un attore britannico. Esordisce nel 2002 con il ruolo di Alberto Mandello nel film Montecristo, proseguendo poi con i film Tristano and Isotta, Stardust, Immortals, e Basta che funzioni di Woody Allen. Dal 2007 al 2010 interpreta Charles Brandon nella serie TV 1 Tudors. Il successo internazionale arriva nel 2013 con il ruolo di Superman nell'Uomo d'Acciaio, ripreso anche nel 2016 in Batman v Superman, Dawn of Justice e nel 2017 in Justice League. Nel 2018 appare in Mission, Impossible, Fallout. Negli Stati Uniti gli incassi dei suoi film ammontano a più di 1,31 miliardi di dollari, con una media di 109,78 milioni a film, mentre a livello internazionale hanno incassato circa 3,6 miliardi di dollari. Henry Cavill è nato sull'isola di Jersey nelle Isole del Canale, il quarto di cinque fratelli. Sua madre, Marianne, ha lavorato in una banca, e suo padre, Colin Cavill, era un agente di cambio. Dopo gli studi elementari, si iscrive alla Stowe School dove inizia a recitare. Qui emerge il suo talento e interpreta diversi ruoli in opere teatrali dapprima a livello scolastico per poi approdare nei teatri portando in scena personaggi di grande spessore. Henry ha anche affermato che se non fosse diventato un attore sarebbe entrato nell'esercito o avrebbe frequentato l'università per studiare storia antica, in particolare egittologia. Cavill è affetto da mosaicismo somatico, un tipo di eterocromia che mostra colori diversi nella stessa iride. Infatti il suo occhio sinistro presenta una piccola macchia marrone. Cavill apparì nel film del 2002 Montecristo. Nel 2005 recitò in Hellraiser, Hellworld, mentre nel 2006 lavorò in Tristano e Isotta interpretando il personaggio di Melo. Nel 2007 venne scelto per interpretare il ruolo del cacciatore nella pellicola Cappuccetto Rosso. Nel 2004 era in lista per interpretare Superman nel film Superman Returns, ma il regista Bryan Singer scelse Brandon Routh come protagonista. Cavill era anche in lista per interpretare il personaggio di Edward Cullen nel film di Twilight, infatti, Stephanie Meyer, l'autrice della saga, lo definì il perfetto Edward. Tuttavia per il tempo di produzione del film Cavill era troppo vecchio per interpretare il personaggio del vampiro adolescente, e il ruolo è andato a Robert Pattinson. Nel 2005 Henry fu uno dei candidati per interpretare James Bond, in Casino Royale, ma infine è stato considerato troppo giovane e un po' paffutello per il ruolo. Per tutti questi eventi nel numero di dicembre del 2005, la rivista Empire soprannominò Cavill come sfortunato uomo di Hollywood. Nel 2007 ottenne fama e popolarità grazie alla serie TV 1 Tudors, dove ricoprì il ruolo di Charles Brandon, i Duca di Suffolk. La serie fu ben accolta, fu nominata per un Golden Globe nel 2007 e vinse un Emmy nel 2008. Grazie al successo della serie ottenne un ruolo nel Fantasy Stardust. All'inizio del 2008, divenne un modello barra portavoce di Daniel Fragrances in cui realizzò due spot televisivi. Recitò nel film di Joel Schumacher Blood Creek, inoltre fu scelto da Woody Allen per interpretare Basta che funzioni, pellicola del regista del 2009. Cavill interpretò anche il ruolo di Teseo nel film Immortals, uscito al cinema 11 novembre 2011. Ad aprile 2012 uscì nelle sale il film La fredda luce del giorno, diretto dal tunisino Mabrouk El Mekri. Per la preparazione di questo ruolo il regista chiese all'attore di non visitare Barcellona, città in cui si svolge il film, e di mangiare e bere il più possibile, come una persona normale, per aumentare la credibilità del personaggio, ovvero quello di un giovane turista. Nel gennaio 2011 Cavill venne scelto da Warner Bros.
per interpretare il personaggio di Superman nel reboot del franchise diretto da Zack Snyder intitolato L'Uomo d'Acciaio, le cui riprese iniziarono in Canada nel settembre del 2011, mentre il film uscì nell'estate del 2013. Per questo ruolo furono presi in considerazione diversi attori, i quali Matthew Good, James Olsier, Armie Hammer, Matt Bomer, Joe Manganiello, Zac Efron e Colin O'Donoghue. Cavill fu il primo attore non americano ad aver ottenuto questo ruolo e per interpretare al meglio il personaggio si è dovuto sottoporre a un duro allenamento fisico sotto la supervisione del personal trainer Mark Tweet. Il film ebbe un buon successo incassando più di 668 milioni di dollari. Nel 2013 fu scelto per interpretare Napoleon Solo, un agente segreto alle prese con un'organizzazione terroristica denominata Trash, nel film Operazione UNCLE. Nel cast anche Armie Hammer. L'uscita nelle sale cinematografiche avvenne nel settembre 2015. Nell'estate del 2014 iniziano le riprese del sequel dell'Uomo d'Acciaio, Batman v Superman, Dawn of Justice, dove vestì nuovamente il ruolo di Superman accanto a Ben Affleck nel ruolo di Batman e Gal Gadot in quello di Wonder Woman. L'uscita nelle sale cinematografiche avvenne nel marzo 2016 e nonostante un'accoglienza negativa da parte della critica per lo sviluppo della storia, la pellicola nei primi tre giorni di programmazione ebbe un enorme successo incassando 424 milioni di dollari, nei giorni successivi invece ebbe una brusca frenata, ma nonostante ciò la pellicola ha avuto un incasso totale di 873 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film vinse 4 Razzie Awards, tra cui uno a Henry Cavill e Ben Affleck come peggior duo sullo schermo. Sempre nel 2014 annunciò che avrebbe dovuto vestire i panni di Joel Stratton, nell'omonimo film tratto dal romanzo dell'ex Royal Marine Duncan Furcaner diretto da Simon West e che le riprese sarebbero dovute iniziare nella primavera del 2015 tra Roma e Londra. Nello stesso anno aprì la sua casa di produzione, la Pramition Productions, fondata assieme al fratello Charlie Cavill e Rex Glenzi, ed il primo progetto avrebbe dovuto essere proprio l'action thriller Stratton. Nel maggio 2015, a 2 settimane dalle riprese della pellicola, l'attore abbandona il progetto in quanto, avendo una versione diversa sulla storia e la sceneggiatura, voleva rimandare le riprese a settembre, ma fu sostituito da Dominic Cooper. Nel 2017 fu nel cast del war movie Castello di Sabbia. Il film narra la storia di un gruppo di soldati americani durante la Seconda Guerra del Golfo, nel 2003 in Iraq. La pellicola, diretta da Fernando Quimbra, fu distribuita sulla piattaforma streaming di Netflix nel mese di aprile. Sempre nel 2017 fu nuovamente Superman della pellicola Justice League. Durante alcune riprese aggiuntive l'attore girò le scene con un paio di baffi, successivamente rimossi digitalmente in post-produzione, a causa delle riprese avvenute in concomitanza con quelle del sesto capitolo di Mission Impossible. Nel mese di marzo 2017, infatti, era stato annunciato che avrebbe fatto parte del cast del sesto capitolo della saga Mission Impossible, accanto a Tom Cruise. La pellicola, dal titolo Mission Impossible Fallout, uscì nelle sale cinematografiche americane il 27 luglio 2018 e in quelle italiane il 29 agosto dello stesso anno. Il 28 settembre 2018 presentò al Los Angeles Film Festival il thriller Nomis. Il 4 settembre 2018 viene annunciato che sarà il protagonista della serie televisiva The Witcher firmata Netflix, interpretando Geralt di Rivia. La serie fu distribuita sulla piattaforma il 20 dicembre 2019 ed ebbe un ottimo successo. Nel 2013 la rivista Glamour UK lo nominò l'uomo più sexy del 2013. Nel 2016 fu scelto, insieme a Scarlett Johansson, come testimonial del marchio di telefonia mobile Huawei P9.
Nel 2018 ricoprì il ruolo di testimonial per la linea eyewear di Hugo Boss. Henry Cavill è molto impegnato nella beneficenza. Sostiene infatti piccole associazioni umanitarie, come la Derral Wildlife Charity e la Royal Marines Charitable Trust Fund. Quest'ultima, di cui dal 2014 è ambasciatore, si occupa di supportare i membri del corpo militare britannico, i cadetti, i veterani e le loro famiglie, inoltre partecipa agli eventi organizzati dall'associazione per raccogliere fondi. Nel 2017 partecipa a una corsa podistica di 13 km per raccogliere fondi a favore del Derral Wildlife Park, uno zoo dell'isola di Jersey. Nel settembre dello stesso anno si è recato in Florida per dare un aiuto dopo la devastazione causata dall'uragano Irma. Cavill è stato fidanzato ufficialmente con l'atleta Ellen Whitaker dal febbraio 2011 all'agosto 2012. Dal settembre 2012 al 2014 ha avuto una relazione con l'attrice Gina Carano. In un'intervista per Sky Cinema durante la presentazione di L'Uomo d'Acciaio, nella rubrica Sky Cine News, Henry ha dichiarato di parlare italiano, anche se non fluentemente, e di aver vissuto alcuni anni a Roma e a Monterotondo. Nelle versioni in italiano dei suoi film, Henry Cavill è stato doppiato da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.